ci sono situazioni davvero umanamente tristi, perché queste persone, molte di queste persone, da un lato hanno lasciato a casa gli uomini, i mariti, perché i mariti stanno combattendo, e le donne con i bambini sono venute via, tutti con il desiderio di tornare quanto prima a casa. Quindi davvero è un momento molto delicato, è un momento particolare. Domenico Giani, presidente nazionale delle Misericordie, non nasconde la sua commozione per aver accolto poche ore fa a Cattolica 14 bambini ucraini portati dalla Polonia da un orfanotrofio grazie alla missione della Misericordia della Onlus Ripartiamo. E la commozione è stata anche vedere questi bambini così piccoli che non parlavano una parola di italiano, e quindi insomma davvero sono momenti difficili, dove però le nostre misericordie, ma non solo le misericordie, le altre strutture di volontariato stanno facendo un grande lavoro per aiutare le persone. Noi lo incontriamo ad Arezzo, alla sede della Misericordia Aretina, dove si stanno smistando i beni donati dagli aretini al popolo ucraino. La Misericordia di Arezzo è molto impegnata nella raccolta di beni di prima necessità, merci non deperibili. Noi suggeriamo soprattutto di portare generi alimentari, limitare il vestiario, perché questo non ce n'è estremamente bisogno, farmaci da banco, che sono altre cose che possiamo dare in aiuto. Certamente poi c'è tutta una realtà dei malati con patologie particolarmente delicate o gravi, e quello stiamo in contatto con le varie associazioni per cercare di fare la nostra parte.